Prima di cominciare oggi voglio dirvi una cosa. Iscrivetevi a sto canale YouTube, cazzo, no? Almeno per raggiungere il primo obiettivo di 100 iscritti, così posso personalizzare l'URL. E namo, dai, su, che ve costa? E già che c'è state, cliccate pure sulla campanella e mettete un like. Adesso mi sistemo e andiamo a cominciare. Oggi parleremo degli smart control. Quindi, gli smart control cosa sono? Sono manopole, slide o pulsanti virtuali che permettono di avere a portata di mano alcune impostazioni di uso più comune, senza passare per channel, strip, mixer o plugin. Le patch fornite con Logic hanno già degli smart control configurati per ogni tipo di strumento o traccia audio, ma sono completamente configurabili e personalizzabili in base alla tua esigenza. Anche se installi plugin di terze parti o crei nuove patch, puoi configurare gli smart control come meglio credi. L'editing dei controlli però lo approfondiremo ovviamente in un episodio più avanzato. Ogni controllo a schermo può andare ad agire su uno o anche su più parametri della traccia selezionata. Ho preparato qui alcune tracce con diverse patch prese dalla library di Logic per poter vedere degli esempi di configurazione di smart control. Intanto, per aprire il pannello degli smart control, seleziona intanto una traccia e fai clic sul pulsante smart control nella control bar. Ovviamente anche per chiuderlo. Oppure dal menu view possiamo selezionare show smart control. Da tastiera col tasto B. Per aprire invece gli smart control in una finestra separata, andiamo dal menu Window e selezioniamo Open Smart Control. Il pannello principale contiene i controlli a schermo di tipo knobs, oppure possono esserci qua anche delle slider o interruttori, che richiamano anche visivamente lo stile dello strumento in uso e assomigliano a un controller hardware che in effetti può anche essere assegnato a questi controlli. La scelta del layout, la mappatura dei controlli e l'assegnazione di hardware è possibile farlo dall'inspector apribile da questo pulsantino I. Vediamo in dettaglio i controlli per questa chitarra elettrica. Qui abbiamo il gain, che agisce molto probabilmente sull'ampli. Vediamo. Ecco, potete notare che si muove questa manopola quando muovo il controllo gain. Poi abbiamo i toni, ecco, puoi vedere che agendo sul controllo dei toni si muovono contemporaneamente i toni, anche più di un controllo dei toni. Ecco, si muovono sia il basso, i medi che gli alti. Poi qui abbiamo un controllo drive che è probabilmente collegato alla pedaliera, vediamo, ecco questo qua. E poi c'è il flanger, anche questo era nella pedaliera. E il reverbero, ecco, il reverbero agisce sulla mandata del bus. Vediamo, possiamo notare che mandandolo al massimo in realtà arriva qui a tipo a metà del range possibile di mandata. Quindi questo è un altro parametro che è possibile impostare, cioè possiamo assegnare a un controllo anche una forchetta di valori entro cui agire. Proviamo ad agire su questi controlli mentre va in play un loop.
Diamo un'occhiata rapida anche agli altri patch che ho scelto. Fai caso a come cambia anche esteticamente lo stile del pannello degli smart control. Ecco la chitarra acustica. Qui abbiamo due controlli che agiscono sulle Q. E il compressore, vediamo, che anche questo agisce su due manopole, sulla threshold e il make up. Ecco il piano. Piano elettrico. Organo a canne. Ecco un organo jazz tipo Hammond. Qui possiamo notare anche i tipici controlli di questo genere di organo. E qui abbiamo altri controlli che in questo caso agiscono direttamente sul plugin. Tranne forse un reverbero, ecco questo qua, che agisce sulla mandata. Contrabbasso, violoncello, gli ottoni, tromba, arpa. Ecco, questo è un synth e possiamo vedere che come controlli ci sono i tipici pad di Alchemy. Andiamo avanti. Ecco, questo è il retro synth. In questo caso, per esempio, per i synth è tipico collegarci i filtri o il cutoff ai controlli, come anche a un controller esterno. Un ensemble di voci e qui abbiamo Drum Kit Designer. Qui possiamo notare che ci sono dei controlli per ogni pezzo della batteria, che è possibile anche accendere e spegnere oltre che regolare il livello. Poi c'è il compressore, che ce l'abbiamo qui nei plugin, gli effetti, i toni che agiscono sulle Q.
e il reverbero anche qui che va sulla mandata. Passiamo poi a una 808 basata sul plugin Drum Machine Designer. Anche qui, come per Drum Kit Designer, ci sono controlli per ogni singolo pezzo che è possibile accendere e spegnere. Fin qui abbiamo visto solo strumenti software, ma in realtà gli smart control ci sono in qualsiasi tipo di traccia. Vediamo ad esempio con le tracce audio. Questa è una patch per la voce, troviamo il compressore, l'EQ, il delay, il reverbero. E questo invece questa è una patch per chitarra elettrica, cioè per la registrazione di una chitarra elettrica analogica. E qui ci sono dei controlli collegati all'ampli. E altri collegati alla pedalboard, alla pedaliera. Quindi, in quali casi sono utili questi smart controls? Possono essere utili per chi ha le prime armi, per chi ha da poco cominciato ad usare Logic Pro e non ha ancora ben chiaro l'uso del mixer e dei plugin. Troverà negli smart control delle patch di Logic i controlli più utili per ogni strumento e potrà usarli molto facilmente perché sono di immediata comprensione, come abbiamo visto. Per l'utente esperto invece, in grado di configurarli per le proprie esigenze, possono essere molto utili durante i live, specialmente se associati a controlli hardware. Dai e forte! We'll be right back.